motore e partiamo! Andiamo in mezzo al bosco! Bip, bip. Wow! Un ponte di legno! Che cos'è questa? Questa è una mela. Oh, un fiume! Bip bip. Che cos'è questa? Questa è una pera! Che buona! Una rampa! Yuhu! Un bel salto! Questa è una banana! Bip bip! Andiamo! Bip bip! In mezzo agli aranci! E questa è? Questa è un'arancia! Oh! Siamo arrivati! Bip bip! Ciao Bibica! Oggi abbiamo visto una mela, una pera, una banana e un'arancia. Ciao! Amici, costruiamo una casetta per gli uccellini e impareremo a contare fino a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Per iniziare prendiamo una tavola e con una sega la dividiamo in più parti. Prima in due parti, poi le due parti le dividiamo in tre parti. Fatto! E così otteniamo 6 piccole tavolette. Ora possiamo costruire la casetta per gli uccellini. Una parte, due parti, 3, 4, 5 e 6. Un foro è l'ingresso e un bastoncino facilita l'entrata ai nostri amici. Quanta festa! Anche agli altri uccellini piace questa casetta. Costruiamone un'altra. Una c'è già. 2, 3, 4, 5 e 6. Amici, abbiamo costruito delle casette meravigliose! Adesso divertiamoci a contare insieme! Il trattore ha 6 rimorchi. La formichina ha 6 zampe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zampe. Sei alberi. Sei mele buone.
sei simpatici uccellini? Sei belle casette! Sei chiodi molto utili! A presto, amici! Marrone! Verde! Celeste! Giallo! Nero! Grigio! Il trattore con traino è utilissimo per lavorare nei campi e nella natura. Il traino serve per trainare dietro altri mezzi di trasporto. Guardate questo trattore! Poverino, è rimasto impantanato! Il nostro trattore invece potrà aiutarlo ad uscire fuori dal fango. Prendiamo il cavo per il traino ed agganciamolo al trattore rimasto bloccato. Così riusciremo a tirarlo fuori. Fantastico! Guardate che potenza! Fai così, un'altra accelerata e il nostro amico sarà fuori! Il secondo trattore è un trattore cingolato con traino. Marrone! Verde! Celeste! Grigio! Nero! È più piccolo del precedente, ma utilissimo per trainare altri mezzi di trasporto. Ecco un grande trattore giallo. Diamogli una mano ad uscire fuori dal fango. Prendiamo di nuovo il cavo di traino e attacchiamolo al gancio del trattore giallo. Ed ora a tutto gas! Wow! Con qualche sforzo in più, ma ce l'abbiamo fatta! Complimenti, amico! Marrone! Verde! Celeste! Grigio! Nero! Rosso! Quest'ultimo trattore ha anche un braccio meccanico che serve per prendere facilmente grandi pesi.
guardiamolo in azione. Prende il tronco e lo carica. Fantastico, che forza! Grazie mille colleghi, grazie mille lavoratori per averci fatto vedere come funzionano questi trattori con traino. Alla prossima puntata, bambini!